Questa è la prima mostra importante retrospettiva di Allora e Casadiglia e come tutte le mostre della Fondazione Nicola Trussardi si svolge in una cornice piuttosto straordinaria. Per questa esposizione abbiamo scelto Palazzo Cusani, che è una dimora tardo seicentesca milanese, quindi è un'occasione unica e straordinaria per aprire i battenti di questo palazzo, che di solito sono aperti solo per gli ufficiali dell'esercito. La mostra si apre nel cortile di Palazzo Cusani con un oggetto piuttosto strano, una grande scultura che si chiama Sediments Sentiments, è una sorta di roccia fatta in fibra di vetro o come una grande pila di macerie, all'interno delle quali sono scavati dei buchi e in questi buchi sono nascosti dei cantanti lirici che per tutta la durata della mostra, per l'intero mese dell'esposizione, si alterneranno e cantano frammenti in italiano e in inglese di vari discorsi di politici del Novecento, da Kennedy a Obama, passando per Khrushchev, per Saddam Hussein e tante altre figure della nostra storia recente. È come se da uno scavo archeologico si levassero le voci e i fiati della storia. Serie di musicisti, di trombettisti, improvvisa sul tema musicale della sveglia militare, americana. È quello un riferimento più esplicito, in un certo senso, alla funzione che i suoni spesso rivestono nell'organizzare gruppi e modalità di aggregazione, sia nella vita militare, sia nella vita di tutti i giorni. Nel Salone Radetzky c'è una delle opere più famose di Allora e Casadiglia, si chiama Stop, Repair, Prepare, un pianoforte modificato nel quale gli artisti hanno ritagliato un cerchio e il musicista, il pianista, si deve letteralmente intrufolare nello strumento e suona l'inno alla gioia, ma lo suona rovesciando tutti i propri movimenti e le note mentre si sposta nel Salone Radetzky. Riscrive questa celebre partitura, una partitura che è un inno alla gioia, un inno alla fratellanza, ma che nella storia della musica, nella storia del Novecento, è stata utilizzata in diversi contesti politici e sociali. Nella stanza successiva, che è la stanza di Garibaldi, Allora e Casadiglia hanno lasciato quasi la stanza come l'hanno trovata, infiltrandovi solo due opere che fanno riferimento all'isola di Vieques, una fotografia e una performance in video in cui un musicista suona una tromba che è collegata a un motorino. Ecco, entrambe le opere ci parlano di un processo di riappropriazione del paesaggio dell'isola di Vieques. Revolving Door è un'altra performance che si svolge per l'intera durata dell'esposizione. Alcuni ballerini eseguono passi di danza, coreografie ispirate al musical, marce militari, sit-in. Gli stessi corpi dei ballerini diventano una forma di architettura, una barriera che coinvolge lo spettatore e lo costringe ad aspettare che questa porta girevole gli consenta il passaggio. Nella sala delle allegorie presentano due opere, una è un video in cui vediamo una musicista che cerca di suonare lo strumento musicale più antico conosciuto, che è un flauto di 35.000 anni fa. Questo flauto era intagliato nelle ossa di un grifone, che è un rapace ora in via di estinzione, e così assistiamo al tentativo di una musicista contemporanea di scoprire quali fossero i suoni dei nostri antenati, e lo fa proprio di fronte all'uccello dalle cui ossa è stato prelevato e intagliato questo strumento musicale.
L'uccello sembra in alcuni momenti ascoltare la musica e quasi esserne ipnotizzato, in altri momenti ne è completamente non curante. A terra c'è una scultura di bronzo assolutamente iperrealista ed è un elmetto militare americano sul quale i due artisti hanno installato due ali. L'opera fa riferimento a Hermes, la divinità che poteva vivere ed esistere attraverso i confini, quindi con quest'opera ci invitano a riflettere appunto sul senso di confine. Nella Sala dell'Ingegno presentano una opera che è una sorta di innesto tra naturale e artificiale, è una palma nella quale hanno inserito un motore che gira in senso antiorario. E un video in cui c'è un altro esempio di bricolage in cui un maiale viene arrostito su uno strano spiedo che è collegato alla ruota di un'automobile che gira in seguito alle accelerazioni del motore, come dei novelli Robinson Crusoe che utilizzano ciò che trovano su una sorta di isola deserta per costruire queste sculture precarie. Apo Tom è una delle nuove opere presentate in anteprima in questa mostra, che insieme a Raptor's Rapture e 3 compone una trilogia dedicata alla musica e dedicata in particolare a ritrovamenti di oggetti antichi che vengono riattivati attraverso l'utilizzo del suono. Apo Tom presenta un personaggio piuttosto unico, che è il cantante con la voce più bassa al mondo, al quale allora Casadilla hanno chiesto di intonare una sinfonia che era stata composta nell'Ottocento per due elefanti che erano stati portati a Parigi come trofei di guerra. Oltre 200 anni dopo, allora Casadilla hanno rintracciato i resti dei due elefanti e hanno invitato l'uomo con la voce più bassa del mondo a intonare la stessa musica che i due elefanti avevano sentito 200 anni fa, e quindi in questo video molto meditativo vediamo quest'uomo che si aggira nei depositi del Museo di Storia Naturale di Parigi e tra animali impagliati e le ossa degli elefanti canta questa canzone con il suono gutturale che contraddistingue le sue tonalità. Allora Casadilla hanno installato un altro reperto archeologico, in questo caso si tratta di una strana pompa di benzina che è come trasformata in un grande fossile ed è scolpita nella pietra e quindi sta al centro di questa stanza a rappresentare il nostro presente, la nostra società, vista forse attraverso il cannocchiale del futuro. A chiudere la mostra l'ultima opera, che si chiama 3, ed è un video con un altro oggetto antico, un altro reperto archeologico. Si tratta di una scultura di una Venere che è data a 15.000 anni fa, per la quale allora Casadilla hanno commissionato una sinfonia, un assolo di violoncello. Infatti, secondo alcuni studiosi, la scultura è incisa con una serie di segni che possono essere ricondotti a un metodo di scrittura musicale noto come il modo dorico, e a partire da queste incisioni allora Casadilla hanno sviluppato una partitura sonora che viene eseguita da questa violoncellista che suona una sorta di serenata per questa opera d'arte e forse per l'umanità stessa. Tutta la mostra in un certo senso ruota attorno al tentativo di riscoprire i suoni e di riscoprire una storia dell'umanità attraverso la musica e i suoni. E ci sono in totale più di 50 interpreti coinvolti in questa mostra che rimane animata e viva per tutta la sua durata.